Allora, presento un sistema BabyTrack realizzato tra il Dipartimento Elettronica e Comunicazione, a cui appartengo, e il Mayer, l'ospedale pediatrico qui di Firenze. Tracciabilità di pazienti pediatrici, perché questo è lo stadio in cui siamo in questo momento, ma in realtà credo facilmente, anzi so, certo, facilmente estendibile ad altre tipologie di pazienti. L'idea è quella di tracciare la posizione dei pazienti all'interno dell'ospedale, o più specificatamente all'interno del reparto. E come si può fare? Nel nostro progetto ci siamo arrivati con un sistema RFID, un misto tra attivo e passivo, nel senso un RFID attivo con a bordo anche un passivo che ha lo stesso identificativo. Immagino che già sappiate, non ho tempo, che cos'è un RFID. Comunque l'idea è che trasmette un codice identificativo su interrogazione, che quindi mi fa sapere chi è quel paziente. L'area pilota in cui lo stiamo installando, siamo alla fase del prototipo, abbiamo finito sia l'hardware che il software, lo stiamo per installare nella rianimazione del Mayer. La rianimazione perché è il processo probabilmente più complesso che ci troveremo a gestire, perché i pazienti non, ovviamente non sono in grado di collaborare in nessun modo, sono facilmente confondibili e sono anche in situazione particolarmente critica, per cui un eventuale scambio di box, per esempio, potrebbe portare a conseguenze estremamente negative. Valutazione dei rischi: secondo la stima che abbiamo fatto, dovremmo ridurre il risk priority number del 56%, quindi intervenire su molte fasi del processo migliorando quindi il rischio complessivo. L'idea è questa, insomma, un tag sul paziente, un tag sul letto che probabilmente riusciremo anche a eliminare, e un'infrastruttura di interrogazione di questi tag che ci serve per sapere in quel momento il paziente dov'è. Dopodiché un software che gestisce il tutto, e che laddove per esempio ci sono i bambini disegnati in verde, significa che sono nel loro box, cioè nel box di loro competenza. Quegli altri in questo momento ancora sono ignoti, non sono stati accettati. In questa situazione invece abbiamo addirittura uno scambio di pazienti, per esempio al ritorno da una sala operatoria o da una diagnostica, e due bimbi possono essere messi in due box differenti, e il nostro sistema in questo caso lo può mostrare. Basta. Allo stato attuale, mi ripeto, tra una ventina di giorni dovremmo arrivare alla fase in cui lo installiamo al Mayer. È un progetto di ricerca che è stato commissionato proprio da Mayer, e quindi finanziato anche interamente da loro. Ce l'ho fatta. E quale sarebbe il costo dell'installazione del device per un ospedale? Dunque, allora, distinguiamo tra la parte infrastruttura, che più o meno pensiamo a un 500 euro a posto letto, o comunque a elemento che vogliamo discriminare. Per esempio, in una stanza di degenza da 4 persone, se ci interessa solo sapere che nella stanza, sono 500 euro per la stanza. Quindi diciamo mediamente in un ospedale intorno ai 250-300 euro per posto letto, più una trentina di euro per il tag, che è riutilizzabile, non è monouso. Il monouso invece è il case plastico in cui inseriamo il tag all'atto dell'ammissione del paziente, e che poi viene buttato via alla dimissione del paziente, e su quello non so fare un prezzo, ce lo dobbiamo far fare, ma insomma credo che sarà dell'ordine dell'euro, una cosa del genere. Mentre ad oggi il sistema di identificazione quanto costa? Ad oggi il sistema di identificazione che è utilizzato adesso praticamente non c'è, nel senso soltanto in alcuni reparti utilizzano il braccialetto cartaceo, che però ovviamente non è paragonabile, perché non mi dice dov'è il paziente. Se l'ho perso, l'ho perso, non mi dice nulla di dove sia il paziente. Quindi, se mi ritorni un attimo sulla parte del pain, cioè quanti bambini si perdono ogni giorno in ospedale? Difficile, proprio... difficile, difficilissimo, perché non è tanto che si perdano quanto che io somministro la terapia sbagliata al bambino sbagliato. Quindi quanti, se per esempio do insulina al bambino non diabetico, rischio di ammazzarlo. Quanti sono? Piccato, perché tu stai chiedendo all'ospedale di pagarti 250 euro a posto letto, no? Quindi facciamo che ne abbia 1000, sì. Sono 250.000 sì. euro, e chiaramente questo prezzo lo devo confrontare con il costo delle cause per tutti i bambini che a cui sono amministrato, ok, no? Sì. Per capire quello che è il vantaggio che tu crei all'ospedale. Ma il vantaggio è, in realtà, non è soltanto sulla tracciabilità, quanto anche sulla possibilità poi di automatizzare alcuni processi. Per esempio, il processo di somministrazione della terapia può essere ovviamente automatizzato se io riesco ad arrivare fino all'ultimo metro, insomma, no, fino
eliminando anche magari l'errore di somministrazione. In ogni caso è un'analisi che ti suggerisco di fare, nel senso che certo. quando poi vai a vendere a livello commerciale... Sì, il problema negli Stati Uniti sarebbe più semplice perché sono denunciati in maniera anonima gli eventi di questo tipo. In Italia no, e quindi non sono denunciati, allora è difficilissimo arrivare a dei numeri, ma dovremmo arrivarci. E avete già una figura commerciale nel vostro team? No, ancora no, questo è un progetto di ricerca però a livello universitario, quindi ancora non siamo nella fase in cui arriviamo nel commercio. Abbiamo però un partner tecnologico che ha ovviamente la sua rete commerciale. E oltre al Mayer un altro market test, quindi qualche altro ospedale che tu hai... contattato per dire magari Careggi, l'ospedale di Careggi, però in quel caso non su pazienti pediatrici, è un po' più semplice in realtà di questo perché sono pazienti non collaboranti, normalmente Alzheimer o pazienti geriatrici, lì il problema è quello di, non c'è tempo, ma insomma di fare un device che quando lo rimuovo me ne accorgo, ecco mi segnala da sé che è stato rimosso.